Amici, bentornati nel mio salotto. Oggi parliamo di phaser e in generale di effetti, di come usarli e soprattutto del perché usarli. Avevo già fatto un video sul phaser, però quei primi video là secondo me sono un po' tecnici. Qua voglio parlare di più proprio del perché accendere un pedale. In questo caso, perché accendere un phaser sui puliti e sui crunch, sui distorti, insomma. Vediamo un attimino. Quello che uso oggi, tutto è la Cutlass di Music Man, chitarra straordinaria secondo me, che va a finire dentro il Pog di Electro Harmonix, l'Octaver. Poi, detto questo, gain over di Teffy, pedale straordinario, distorsioni anche abbastanza cattive, dopo sentirete. E in ultimo il Lillian di Warus Audio, che va a finire dentro il Siriaton, quindi tutto sommato un pulito stile Fender, per intenderci. Perché Lillian? Perché mi è arrivato tipo 4 mesi fa, una roba così. Ce l'ho da metà fine febbraio, dopo il NAMM, insomma, sono andato da loro, l'ho provato, gli ho detto, cavolo è figo questo, mi fa fare un videino? Sì, certo, te lo mandiamo. Me l'hanno mandato e da lì siamo un pelino in ritardo. Gli ho chiesto di mandarmelo soprattutto per questo potenziometro qua in basso, perché vi permette di andare, vabbè, dal suono completamente dry al suono con il phaser, fino ad arrivare al suono con il vibe. Vedete, DPV stanno proprio per dry, phaser e vibe. Comunque sia, vediamo come usarlo sui puliti. Se vi piace questo video, tra l'altro, mettete un bel mi piace e soprattutto commentate e fatemi sapere come usate il phaser, se usate il phaser e se userete il phaser e perché dopo questo video. Insomma, suoni puliti. Temi Impala, Solitude is Bliss, pezzo stupendo, album stupendo, gruppo stupendo. Sono partito da una cosa un po' particolare, un po' più ricercata, perché non volevo fare le solite robe noiose, però se volete lo potete usare anche nel funk. Perché è bello? Secondo me è bello sia sui puliti che sui distorti per muovere le note. Cioè, semplicemente quello che col pedale off è abbastanza banalotto, col pedale on diventa immediatamente interessante. La stessa cosa succede sugli arpeggi, sentite qua. Ace, secondo me, è uno dei chitarristi più sottovalutati, perché non fa mille note, lui è sempre molto a servizio del pezzo, della canzone. In questo caso, come anche nei precedenti, ho voluto utilizzare un rate molto morbido, perché così il suono è molto disteso, molto tranquillo. Può essere carino appunto per dare questo tipo di effetto, semplicemente un piccolo movimento. Il width è molto accentuato, di modo che si senta parecchio. Non è un pedale che arriva a suoni proprio fuori di testa, fortissimi, blah blah blah, tipo lo Small Stone o altri. È un pochino più tranquillo, però è molto molto bello perché è molto morbido secondo me come sonorità, è molto sfruttabile, soprattutto andando a giocare poi tra il feedback e il width, cioè tra in questi due potenziometri ci sono veramente tanti suoni. Andiamo avanti sui distorti questa volta, facciamo così, una ritmica generica e poi ne parliamo. Prima era un riff banalissimo e un po' brutto, attivato il phaser diventa interessante. Raga, parlando di phaser, di ritmiche distorte, chi potevo tirar fuori se non Tom Morello? Dai! Jewel of Summertime, Audioslave, di nuovo brano stupendo, disco stupendo, a me Morello fa impazzire, già lo sapete. In questo caso, di nuovo, non è troppo invadente a livello di movimento, cioè il rate è molto basso, quindi non si sente troppissimo, ma si sente chiaramente nella B che appena lo attivo c'è quel pezzo lì, è proprio quel brano, bam! Le note passano quasi in secondo piano rispetto al suono, il che lo rende davvero interessante. Ultimo utilizzo, vi dicevo, sto usando il Pog per usare l'Octave.
l'octaver, per fare l'octaver. Se volete fare più o meno il suono di In Repair di John Mayer, che sapete che se non metto John Mayer io non sono contento, qualche parte in ogni video deve starci anche John Mayer. In Repair lui usa il pogo, quello più grosso in realtà, per fare il suono che c'è all'inizio. Sembra un organo, in realtà è una chitarra con il pogo. In questo caso si può fare, vabbè, ovviamente anche senza, ma si può invece mettere il Lillian in modalità vibe, quindi tutto a destra questo potenziometro, e esce una cosa molto interessante. Insomma, spero di avervi dato un po' di idee carine riguardo all'utilizzo da fare per il phaser. Secondo me non è uno di quegli effetti indispensabili, ma se scrivete roba vostra, per esempio, o se volete dare un piglio un po' diverso a un brano, un riff che di per sé suona un po' banalotto, lo volete suonare prima super effettato e poi cattivissimo invece molto fermo con la sua distorsione, ci può stare, è bello, muove e secondo me innanzitutto dà un senso di stonatura, ma non stonatura inteso come scordatura. È inteso proprio come stoned in inglese, quindi un po' sognante, un po' così, un po' strafatto. Infatti non per niente il phaser di Electro Harmonix si chiama Small Stone. E secondo me è molto interessante per questo motivo. Non è nulla, ripeto, di così, però fatemi sapere se vi è piaciuto nei commenti. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale. Ci si vede al prossimo video, ciao!